La Lega è estremamente preoccupata per il clima in cui versa il paese. Io penso che Renzi stia pensando di instaurare un regime che mi ricorda quello di Stalin, perché abbiamo un Parlamento comprato, abbiamo un governo inginocchiato, abbiamo buona parte della magistratura schierata. E da ieri anche la televisione pubblica militarmente occupata. Non so quanti capi di imputazione mi merita questa conferenza stampa, ma non me ne può fregare di meno. Sulle vicende giudiziarie non entro nel merito, mi sembra che forse neanche a Cuba o in Corea del Nord ci siano i vertici giudiziari che dicono che un partito è pericoloso per la democrazia. Forse questi signori dovrebbero andare a esercitare il loro lavoro a Cuba o in Corea del Nord, e in uno stato libero dove il pensiero dovrebbe essere libero, però sono estremamente preoccupato. Sulle vicende giudiziarie che interessano la Lega, l'ultima notizia riguarda i soldi del congelatore catalizi. Cosa dice? Laddove c'è certezza di errore, interveniamo noi prima dei giudici, e quindi chiunque abbia infangato il nome dei cittadini lombardi, della sanità lombarda e della stessa Lega non fa parte della Lega. Sul piano politico Maroni dovrebbe pensare un passo indietro. Assolutamente no. Anche Formigoni diceva che le responsabilità erano personali, poi un mese dopo l'avete sfiduciato. Beh, lì c'era un'indagine per 'ndrangheta e mafia, quindi attenzione. Quando c'è la mafia di mezzo non si scherza. Altrimenti non capisco perché il PD abbia candidato sindaco di Milano un signore che ha gestito l'Expo intorno al quale sono state arrestate persone su persone.